Allora, influenza indotta da Nenga, accennava un andante un Volkov, apparentemente legato a Perseus, uno dei sottoposti di Volkov, Frank Kraus, divenne tossico con Volkov in Brino Estero, così è perfetto. Di più sui piani di Perseus. Gli indizi ce li abbiamo già, ok. Avvia missione. Volkov comanda la mafia russa approdata a Berlino Est dopo la costruzione del muro nel 61. È in combutta con varie organizzazioni in Europa e nelle Americhe. Pablo Escobar. Neutralizzandolo colpiremo sia Perseus sia l'intera organizzazione. È un pezzo grosso. Ed ecco quello più piccolo. Franz Kraus. L'MI6 lo identifica come uno dei corrieri di informazioni di Volkov. Ha una consegna con lui in programma per domani sera. Ci infiltreremo a Berlino Est con la U-Bahn. Una stazione fantasma dall'altro lato ha il punto di accesso che ci serve. Da lì osserveremo l'ingresso in città di Kraus. Quando Volkov si farà vivo, vedremo il da farsi. Perfectly. Breaking the Wall. Tommy Belfi. MI6. Berlino Est, Repubblica Democratico Tedesca. Siamo oltre il muro e dentro Berlino Est. Si comincia. Modernes Berlin. Adler, il vagone sul retro è libero. Andiamo. Ok. Park. Appena il treno rallenta, io e te saltiamo. Park Lazar, la prossima stazione. Belle e io è seguiamo matto. Cruz. Bene. Il treno sta rallentando, andiamo. Ci siamo! Mi è sembrato di sentire una caviglia spezzarsi, ma potrei aver sbagliato. Le guardie della Germania Est pattugliano queste stazioni. Ho solo la pistola, ok. Usiamo il treno per superarlo. Che cambia? Hanno mirini? No. Andiamo, si esce di qua. Aiuto. Ehi, che reggimi succede? Ciò. Lavoro per le ferrovie. Vi posso mostrare i documenti. Non si può stare qui. A terra immediatamente. Fermi, fermi. Ora! Ma cosa fa? Bel lavoro, ora ripuliamo. Kraus arriverà presto al posto di blocco. Saliamo sul tetto. Ok. Park, Lazar, quasi in posizione. Vieni, di qua. Sono qua, sono qua. Occhio al riflettore. Sanno come isolare un posto, glielo concedo.
controlla il posto di blocco. Kraus si farà vivo a momenti. Cerca di trovare Kraus. Ok, raga, però io sento le voci bassissime. Mi sa che metto chiarezza vocale. Magari mi alza un po' le voci. C'è più sorveglianza del solito. Se lo trattengono, Kraus mancherà l'incontro con Volkov. Al posto di blocco, quello con la valigetta. È lui. Bene, è il nostro uomo. È Kraus. Vieni. Park ha attraversato il muro. Barra forte. Io e Lazar vi stiamo aspettando al punto d'uscita. Ricevuto. Stando alle fonti, Kraus e Volkov si vedranno nel bar dopo la strada. Ok. Dentro c'è la referente di Azzo. Avrà un ombrello blu. Io sorveglio la strada da qui. È un vero piacere vederti. Kraus è al tavolo oltre la mia spalla destra. Buonasera, cosa posso portarle? Una Berliner Weiss, per favore. L'audio è forte e chiaro. Ora aspettiamo Volkov. Hudson non ha detto granché. È Volkov che volete? Chi lo sa, quello è come uno spettro. Direi non più di un giorno. Kraus era nella stasi, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto. È un assassino. Sono riusciti a prendere un mio informatore in una retata, a due isolati da qui. La stasi capirà che ce ne sono altri in zona. Non cambia un cazzo, raga. Non so come mai. Facciamo un mix trailer che... Cioè, cuffie, scusa. No, mix trailer che magari... Vorrei chiederti un favore. Non resisterà a lungo alla tortura. Dobbiamo salvarlo. Oppure zittirlo. È prigioniero qui. Ok, no, scherzavo. Si sentiva di più... Sentiamo. Dankeschön. Parla. Allerta, credo che Volkov stia entrando. Non lo so, raga. Non so cosa mettere. Mix Treyarch? Voi cosa mettereste? Ok, raga, scusate. So che rompo i coglioni, ma facciamo mix trailer che avranno equilibrato tutto qua, no? Squadra, ma piano B. Andiamo all'appartamento di Kraus. È la nostra via per Volkov. Dai, dai, vai via, vai via. Rimani nascosto per evitare di essere scoperto. I nemici saranno messi in guardia con l'icona lampeggiante in rosso e l'indicatore è pieno. Mi servirà più tempo. Vai da Lazar e Park senza di me. Mi faccio sentire quando posso. Oh no. Ok. Attenzione, Bell. La stasi è ovunque. No, bisogna andare di qua per forza. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird es für sie. Ist er weg?
Vielen Dank. Ich glaube, solange hier bis die Stasi weg ist. Ah, posso fare le foto a... Io che cazzo ne so. Sì, ma non fa... Posso fare delle foto, raga. Altri? Ah, qua. Madonna. Non lo... ok. Posso romperla tipo questo, no? Park, situazione. Sono in un negozio davanti alla casa di Kraus. È appena arrivato. Stasi sta rastrellando l'area. Devo nascondermi. Ci aggiorniamo quando le acque si saranno calmate. Bell, raggiungi Park e Lazar subito. Chiudo. No, non volevo lasciarlo qua. Sta dormendo. C'è qua. Lasciatemi andare. Ho visto la tua foto. Ti cercano. Tenevo d'occhio una struttura del KGB in zona e io... Come hanno fatto a trovarmi? Sono stato attento. Soccorri, vola basso, ti ricontate. Spara, sei imprudente, inaffidabile così. Volkov? È orribile. Spregevole. Se lo trovi dovresti sparargli subito. Ti prego, non siamo nemici. Liberami. Non mi fido. Non uccidermi. Non mi fido. Ah, indizi. Magari posso fare delle foto anche. Che ne so. C'è altro che si può... Oh, leggi. Legame rosso. Leggi il dossier durante Breaking the Wall. Finora il soggetto non sono in situazione di esistenza dei nostri mezzi di interrogatori, ma recente per più. Il soggetto ha dichiarato di lavorare per il KGB. Con una talpa prendersi il gioco degli americani. Ah, ho fatto bene a ucciderlo. Vaffanculo. Ah, vabbè. Ti risparo di nuovo, stronzo. Ho fatto bene a ucciderti, va là. Devo andare? Di là.
Ah, da qua posso vedere. Non me lo fa pingare, vabbè, vabbè. Ora devo ritornare. Dove devo andare? Vai. Ah, di là. Cazzo, come ci arrivo? Come ci arrivo? Devo entrare là? Cazzo, come ci arrivo? No, di qua non faccio niente di qua. E lì c'è. Da sopra non posso fare niente. A meno che non credo io possa andare da qualche parte qua. Magari qua sopra. Eh no, vedi che si insospettiscono. No, non posso fare niente qua. Di qua non si può andare. Come faccio ad andare? C'è anche quello. Devo andare là. No? Mi hanno scoperto? Non sanno. Merda, mi hanno scoperto. Cazzo. Raga, non sapevo che giro lo dovevo fare. Non c'è niente. No. Ho fatto un po' di casino, scusate. È così che tieni un basso profilo, Dio ci aiuti. Ho sbagliato, bro. Però ho trovato uno. Faceva finta di essere una talpa nostra, invece era la talpa del KGB. Lazar. Anche nel negozio di elettronica di fronte alla casa di Kraus. Volevo portarla dei Knackwurst di Der Brauper, ma è chiuso. Che piova qua. Oh, bella sta macchina fotografica. Cioè no, è una video.
chiedo a Kraus. La barbuta è al sicuro. Non l'ho mollata un attimo. Dove e quando? Sì, conosco il posto. Farò attenzione. Che ne pensi, Lazar? Pare che Volkov voglia la valigetta di Kraus. Per arrivare a lui, dobbiamo piazzarci un tracciatore. Uno di noi si introdurrà a casa di Kraus. Evitare lui o la moglie sarà la parte difficile. Ci penserà bene. Io controllerò all'esterno in cerca di ospiti indesiderati. Park, ci terrai d'occhio da qui. Ti darò il mio profilo migliore. Ok. Bene. Ma non c'è... Ah, c'è un gioco qua. Vabbè. Cosa c'è qua, scusa? Non c'è molto tempo. Attraversa l'ingresso. Ma continuo a vedere... Vabbè. La Stasi sta fermando tutti. Fai attenzione. Bell, ho visto Kraus scrivere su un registro. Cerca di recuperarlo. Bell, se Kraus o sua moglie ti scoprono, la missione fallisce. Puoi sedare la moglie se necessario, ma Kraus deve andare all'incontro. Sto per telefonare a casa di Kraus. Preparati a entrare. Chi è? Sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Mamma, non trovo la mia coperta. Merda, c'è anche il figlio. Oh. Ho raccolto degli indizi. Non riesco. Raga, non riesco a uscire. Dai, che cazzo. Che palle. Ultimo checkpoint. Ottimo. Ora cerca la valigetta. Che palle, raga, però. Ma gli ha dati gli indizi? Non c'è modo per vedere, no. Poteva mettermi il checkpoint qua. Ok. Ed, sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Forse l'ha preso. Sbagliato. Papà, vieni o no? Kraus esce dall'ufficio. Nasconditi. Lavati i denti. Arrivo subito. Va giù. Non farti
Che cazzo? Qua non si può andare. Ma scusa, come fanno a vivere con tutto? Foto di quelle che sono. Sì, ma qui ci sono soltanto foto di una specie di bomba. Ho capito. Metti il tracciatore e vattene via subito. Non mi lascia sparare a lei. Ah, ma è la tipa... Ah, vabbè, ma allora vaffanculo. Fa lo stealth e poi ti scopre lo stesso. È riuscito a introdursi nel tuo appartamento. Io non so come sia arrivato ai materiali. Però te l'ho portato. Questo migliora leggermente la tua posizione. È nel mirino di Perseus da un po'. Ma dirai a Perseus che l'ho catturato. Ah, finalmente. Che cosa vuoi? Brutta bagascia. Perseus ha messo una taglia su di te. Oh no. A lei è andata bene. Non farmi tirare fuori i miei giocattoli. Potevo salvarla? Tu, per chi lavori? Che razza di idiota sei? Pensi forse che morirai con dignità qui? Sei merce danneggiata. Perde il pelo ma non il vizio. Sì. Liat, cosa? Penso alla valigetta. Prendi Paul. Ovvio. Ho visto, eh? Cosa c'è qua? Fammi vedere se c'è qualcosa da prendere qua. Ah, non posso fare foto da nessuna parte. Merda, muoio. Cazzo. Quanti ne sono spuntati in 2 secondi?
merda. Anche le granate. Sì, sì, lo seguo, come faccio? Ah, è Lazar questo. Scusa. Grazie. Volkov è nostro. Meritava di peggio. Andiamocene da Berlino Est. Le informazioni di Volkov confermano i nostri peggiori timori. Seus ha rubato l'ordigno nucleare da Berlino Est. Non ne siamo ancora sicuri. L'ha fatto, ne sono certo. C'erano coordinate in codice tra i documenti nucleari di Volkov. È una regione disabitata nella Repubblica Sovietica d'Ucraina. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da Kiev. Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni. Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati, quindi se dovete ingaggiare, fatelo con attenzione. È ora di sbirciare dietro la cortina di ferro. Sì, signore. Red light, green light. Zakarpatska, Oblast Ukraina, URSS. C'è calma piatta sui canali nemici. Via libera, Woods. Ricevuto, Park. Resta in ascolto. Tieni in attesa Mason e Adler. Andiamo. Ok, abbiamo tutto silenziato? Sì. La base è oltre il prossimo crinale. Entrate, scoprite il più possibile e uscite. Merda. Park, volevo restare un po'. Guarda il Gulag. Prima dobbiamo scoprire cosa ha in mente Perseus. Guarda quel mostro. Sa cosa c'è? Oh, la Madonna. Sì. Scatta una foto. Al comando interesserà. Bene. È ora di sporcarci le mani. Guardi in alto. Guardi in basso. Scegli l'obiettivo. Vuole vedere guardia in alto? Ah. Tira fuori l'arma. Dobbiamo sporcarci le mani. Un attimo, un attimo. Non me lo segnala. Colpisce le guardie. No! Altri due fuori dal furgone. Cazzo. Vai avanti e scendi per il pendio. Io ti copro le spalle. Fotografa qualsiasi cosa ti sembri importante. Mappe, progetti, tutto quello che trovi. Ok. Raccoglio informazioni fotografiche. Entra nella base. Io ti seguo e disattivo l'allarme principale. Forse devo fotografare. Ti copro io. Merda. Una pattuglia sta venendo qui. Bell, trova il modo di entrare. Io ti raggiungo. Ah, l'ha ucciso lui? Sì, ma... Oh, merda. Si è uccista.
выстрел! Нужна поддержка! Мне нужно подкрепление! Но, бэ... Ah, ma era lì. Cazzo. Ora si incazza? Cos'è che ha detto? Qua cosa c'è? Ah, ma potevo... Ormai... Si può entrare qua, no? Ah, ho preso anche i colpi. Merda. L'elicottero non deve vederti. Ma mi hanno visto tutti ormai. Che cazzo è? Ah, ho trovato le munizioni? Serio? Mi vede? Però non so se ho fotografato tutto. Boh, forse sì. Anche quello. Non sono io. Madonna che scago, raga. Minchia. Ma chi le ha attaccate? Parecchio traffico radio. Ti stanno cercando, beh, ma Woods ancora non risponde. Va presto e vai all'interno. Se l'elicottero. Ma è là, no? Non si può entrare, no? Oh madonna! Non c'è di che. Hai perso qualcosa. Madonna, Woods. Park, Bella ha trovato il modo di entrare, ma non abbiamo molto tempo. Allora muovetevi. Nessuna obiezione. Guardi in basso. Vado al piano inferiore. Attacco il tuo segnale. Ok, sono pronto. A vedere se c'è qualcosa da filmare, da fotografare. Quando vuoi. Sì, vabbè. Via libera, avanzo. La mappa di un altro settore. Merda. Questo posto è una specie di grosso sistema di allarme, difesa missilistica. Qua non c'è niente da prendere. Ma che devo fare foto anche... No, me lo direbbe, no? Arrivo, arrivo. Neanche una parola, Bella. Sono qua. Ah, qua non si può sparare.
ingresso della Spetsnaz. Fatto come una tipica città americana. Scatta una foto, bella. Sì, ma quanti sono, raga? L'ho scattata sta foto. Vado a far così. Merda, stanno iniziando. Cazzo, muoviamoci. Se vogliono un'esercitazione realistica, gliela daremo. Abbiamo visto. Vengono da questa parte. Se non spariamo per primi, ci vedranno. Niente, non si poteva fare stealth. No, no, dammi tavolo, ma non lo faccio più. Avanza! Muoversi! Ehi, oh! Donna! Dov'è il tuo Madonna. Quanti sono? No, volevo farlo fuori. Ma pensavo che di fianco a me ci fosse coso. No, da qua no, che palle! Basta. Ma è scriptata la granata, scusa, che anche prima non... Ah, ma è wood, ma...
verso la torre di controllo. Ma li hanno uccisi tutti? No. Chi è? Posto? Ah, qua sopra, arrivo. Burger Town. Quell'ascensore porta dritto alla torre di controllo. Granata! Vaffanculo. Spara! Oh! Ma... sì, ma dammi il tempo! Cazzo, non mi ha... non mi ha dato il tempo, raga. Cosa c'è qua? Ah, adesso sto rotando. Granata, muoversi! Beh, quello lì sembra tosto. Ma... dov'è? Sì, vabbè, raga, ma... l'ascensore porta dritto alla... cos'è successo, raga? Ma ero vivo! Granata! Cos'è successo? Quello lì sembra tosto! Perché mi ha fatto ricominciare da capo? Dobbiamo solo salire. Cosa è successo, raga? Sto rilevando parecchio traffico radio. Come siete messi? Siamo finiti in mezzo a una specie di esercitazione. Il posto è pieno di russi. Stiamo cercando informazioni. Ci voleva. Metto mezzo, ne ha delle rin allerta per il recupero. Sembra incazzata. Tu dici che è incazzata? Boh. Sembra il loro centro di comando. Forza. Bingo, centrale informatica. Vediamo che stanno combinando i russi. Bell, vai a quel terminale. Inizia a curiosare. Dov'è? Benvenuto nell'archivio analitico bellico del corpo sovietico. Operazione Greenlight. Accesso limitato. Che cazzo è l'operazione Greenlight? Puoi violare quella roba? Ovviamente c'è una password. Guarda in giro. I russi non sono molto svegli. Forse c'è qualcosa sulla scrivania. Accesso limitato. Sarà la data di nascita di un moccioso. Accesso limitato. La data di nascita di Stalin? Bene. Confermato. È stata rubata da Berlino, è una risorsa Greenlight, è una delle nostre. Se si venisse a sapere... Voglio verificare che tu sia pronto a tutto, Hudson. La palla è in campo, dobbiamo giocare. Se la risorsa scoprisse la Hudson... verità, quando ti preoccupi della verità? Mi preoccupo del controllo della risorsa. Se non possiamo controllarla, sarà terminata. Partita finita. Prendo una copia. Non ha alcun senso. Perseus si è infiltrato in un programma atomico della CIA. L'operazione Greenlight, gestito da Hudson. La testata rubata è americana. E Hudson lo sapeva.
Merda. Aia. Dobbiamo andare. Sì. Qua non c'è niente da... No. Andiamo, andiamo. Non ci credo, cazzo. Park, rispondi. Hudson ci ha mentito. Ci ha mentito, cazzo. Di che cosa stai parlando? Sto parlando di Chris. Madonna. Vado a ricarico. Bell, come siete messi? Ancora peggio di prima. Assicurati che Adler e Mason siano pronti al punto di estrazione. Madonna. Dobbiamo raggiungere quell'uscita. Siamo a Giada. Patrulla è montata alla veterana. Quei bastardi bloccano l'uscita. Dobbiamo sfondare il blocco. Oh. Occhio a quello corazzato. No, che palle quelli che... Cazzo, era il nostro ardente. Madonna. Ce n'è un altro. Ho sentito. Aspetta, munizioni? Però mi metto una fanculo. Mi serve copertura! Madonna, quanti cazzo sono? Bel, occhio quel pezzo di merda alla nostra destra. Porca puttana! Si chiama riqualificazione urbana, teste di cazzo. Dai, ormai dovrebbe saltare in aria, ok. Continua a sparare, io cerco un'uscita. Gli facciamo Madonna. Male mettere qualche cartello stradale di merda. Eccola, vedo l'uscita. Porca trota. Boots, Bell, come siete messi? Riunisci tutti, Park. Tutta la squadra. Hudson dovrà spiegarci parecchie cose. Wow. Sì, me ne occupo.
hai detto che la testata era di Greenlight? Che altro ci nascondi? Vuoi che ti faccia sputare la verità? Non credo ti convenga, Woods. Datevi una calmata. Questi atteggiamenti non ci aiuteranno a prendere Perseus. Non ci hai detto che era una testata americana? Dovevamo sistemare il suo casino. Il bastardo ci ha mentito fin dall'inizio. Non ho mentito. Ho solo omesso dettagli. È la tua specialità, vero, Hudson? Manipolare la gente. Rifilare loro la tua verità. La verità non esiste. Si decide in chi credere. Adler sa di cosa parlo. Giusto, Russ? Operazione Greenlight. Cos'è? Dici tu. La corsa alle armi nel 58 era al picco. Per Eisenhower un attacco dei russi contro l'Europa ci avrebbe colti impreparati. Così autorizzò l'operazione Greenlight, un programma segreto per piazzare bombe nucleari in ogni grande città europea. La massima contromisura in caso di invasione. Nel 74 hanno modificato gli ordigni in bombe al neutrone in grado di uccidere le persone senza danneggiare le infrastrutture. Migliaia di morti in un lampo. E tu ci parli di infrastrutture del cazzo. Sì, alla faccia della civiltà. Uccidiamo, ma preserviamo gli edifici. Vogliamo preservare il nostro stile di vita. Da quanto sapevi della testata? Una testata Greenlight è sparita 2 mesi fa. Pensavamo a Perseus, però non c'erano prove. Ma le foto trovate a Berlino lo confermano. Quindi, c'è una testata americana da qualche parte. E se Perseus la fa esplodere, gli Stati Uniti diventeranno il pericolo pubblico numero uno. Non saremmo qui se avessi completato il lavoro. Uccidere Perseus in Vietnam. Attento. Oppure, non fermerò più Woods. Dobbiamo sapere che vuole fare Perseus con la testata. Park, c'è qualcos'altro nello stampato che Bell e Woods hanno recuperato dalla base? Si accenna a uno scavo in corso tra i Monti Urali, Yamantau. Il nostro infiltrato nel KGB conferma che si tratta di un'operazione attiva. Yamantau. Credevo che Hudson e Weaver avessero seppellito quel posto anni fa. È così. Perseus vuole recuperare il mainframe. Dragovic e Steiner devono aver lasciato roba buona indietro. Steiner. Manda me, Fuzz. Tu sei troppo coinvolto, Mason. Non possiamo permetterci casini. Cazzate. Sai che nessuno è più adatto per questo. Decido io. Voglio Mason e Woods in azione. Trovate quel mainframe prima di Perseus. Contatterò Belikov, il nostro uomo nel KGB. Darà supporto logistico. Scommetto che insisterà per pilotare l'elicottero. Qualunque cosa voglia Perseus a Yamantau, io la voglio di più. Echi di una guerra fredda.